ritrovo con l'avvocato Santo Durelli e oggi parliamo di inquinamento acustico. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Mi stava raccontando prima che forse siamo a una svolta per quanto riguarda la tutela dell'inquinamento acustico. Che cosa sta succedendo? Cosa bolle in pentola? Forse, ha detto bene, forse siamo ad una possibile svolta. No, dico questo perché negli ultimi mesi vi sono state diverse sentenze dei nostri tribunali dove i comuni sono stati condannati per fatti di inquinamento acustico. E questo può determinare una svolta, un cambio anche di mentalità verso i comuni stessi. Però per capire meglio questa affermazione bisogna chiarire una cosa. Partiamo dal dato normativo. Okay. La legge 447 del 1995, ossia la legge quadro per la tutela dall'inquinamento acustico, prevede che i comuni abbiano un ruolo fondamentale nella lotta all'inquinamento acustico. Difatti, tra i vari compiti c'è quello di controllare, di verificare preventivamente quale può essere l'impatto acustico che locali commerciali, che attività produttive, che impianti sportivi possono avere sull'abitazione che è intorno alla loro sede. I comuni hanno anche il compito di verificare il rispetto di questi limiti durante lo svolgimento dell'attività commerciale, produttiva. Ok, in che modo? E con i loro organi di controllo, ispettivi, e quindi poi dovrebbero, se ravvisano la violazione, intervenire per sanzionare, per imporre determinati interventi di mitigazione del rumore, di insonorizzazione, eccetera. Questo è il dato normativo, però guardiamo anche il dato di fatto. È sotto gli occhi di tutti che i comuni sono generalmente inadempienti a questo loro obbligo. E quindi i cittadini che fanno esposti, denunce, lamentele, spesso e volentieri non hanno soddisfazione, non hanno tutela dal comune. Questo può dipendere da vari fattori, oggettivi anche, qual è la mancanza di mezzi, la mancanza di uomini, la mancanza di risorse, la complessità del problema. Ma spesso si ha la sensazione che i comuni non vogliano affrontare in maniera decisa ed efficace questo problema, magari per ragioni di consenso politico anche, o per pressioni di gruppi economici e così via. Possono essere vari, fatto sta che spesso e volentieri la tutela non c'è. Ok. Nella maggior parte dei casi i cittadini per fortuna hanno la possibilità di rivolgersi direttamente al disturbante. Ok. Quindi, Direttamente alla fonte. Magari se il comune tenuto a intervenire non lo fa, a questo punto il cittadino disturbato può rivolgersi direttamente a chi disturba. Pensiamo ai casi tantissimi dei locali, di un locale commerciale sotto casa, di una ditta commerciale, di un supermercato, nei pressi dell'abitazione, che determinano rumore. In teoria il comune chiamato a intervenire, ma non lo fa. A questo punto il cittadino si rivolge direttamente, può portare anche in causa il disturbante e chiedere al giudice la condanna, eseguire interventi, risarcimento dei danni, eccetera, eccetera. Però vi sono dei casi in cui questa possibilità di fatto non c'è. Il classico esempio è la malamovida, cosiddetta. Okay. Perché in questo caso vi sono molteplici esercizi commerciali raggruppati in un contesto molto limitato, dove il disturbo e la clientela disturbante può essere attribuita a uno o a tutti questi locali. E quindi il cittadino come fa? Il nostro processo non è strutturato per questo tipo di situazioni, e quindi dovrebbe individuare i soggetti responsabili, ma magari lo sono in tantissimi, magari lo è uno, lo sono pochi, e quindi questa distinzione determina sì che il cittadino non abbia la possibilità di agire nei confronti dei soggetti direttamente disturbati. Quindi che può fare? E quindi a questo punto deve rivolgersi al comune, deve far valere le sue ragioni nei confronti del comune che omette di intervenire. In che modo?
adesso glielo dico, ma ci sono anche i casi, volevo dire, in cui è il comune stesso che è il soggetto che magari organizza eventi, che svolge attività che sono rumorose. Okay. A questo punto il cittadino non può che rivolgersi nei confronti del comune e se non fa quello che deve o non cessa questa attività disturbante, portarlo in causa. Ma qui sta l'incaglio da sempre, perché sono pochi in rapporto ai tantissimi casi di inquinamento che ci sono pochi i cittadini che chiamano in causa il comune. Per ragioni comprensibili, sia chiaro, complessità della cosa, i costi, e poi c'è sempre la paura, io cittadino, io piccolo, mi metto contro il comune, chissà che cosa mi succede. E quindi che cosa succede? Succede che il cittadino o i cittadini continuano a fare esposti, continuano a fare denunce e non succede nulla se non aumentare la loro esasperazione e frustrazione e rendere ancora più insopportabile il rumore che subiscono. Ecco perché dico che forse siamo ad una svolta, perché nel 2017 vi sono state, a mia conoscenza, 3 sentenze in cui il comune è stato condannato a fare delle cose, a risarcire i danni, a pagare le spese legali. E questo è indubbiamente molto importante e significativo. Accenno brevemente a questi 3 casi proprio per far rendere conto di come... Glielo stavo per chiedere ma non sapevo se... No, certamente. Il primo caso è una sentenza del febbraio del 2016 della Corte di Cassazione, tra l'altro, e muove da un caso in cui il comune aveva autorizzato un comitato organizzatore di certi festeggiamenti di posizionare un palco vicinissimo all'abitazione di alcuni cittadini, talmente vicino che veniva impedito loro di entrare e uscire dalla loro abitazione se non con grande difficoltà. Ma questa situazione è rimasta tale non solo per il periodo del festeggiamento, ma anche per 2 anni dopo, perché il comitato probabilmente si era disciolto e il comune diceva: ma io non sono responsabile di nulla, ho autorizzato l'apposizionamento di questo palco, dopodiché era il comitato a dover eliminarlo. Non l'ha fatto, io non sono responsabile. E quindi questi cittadini hanno fatto causa. Il tribunale ha accolto la domanda contro il comitato, ma l'ha respinta nei confronti del comune, l'ha assolto il comune, perché ha detto il comune ha esaurito il suo compito concedendo l'autorizzazione, era perfettamente a norma e di conseguenza ha finito il compito lì. Fortunatamente la Corte di Appello ha ribaltato la situazione e la Cassazione ha confermato. Okay. Il comune è stato condannato al risarcimento dei danni, a tutte le spese, ma ciò che più importa a noi qui sono le motivazioni che ha dato la Cassazione a questa vicenda. E dice: il comune aveva l'obbligo di intervenire per eliminare il pregiudizio al diritto di utilizzare e godere pienamente della propria abitazione a quel cittadino. Il comune invece è rimasto inerte e in questa inerzia sta la colpa del comune, in quanto l'ente pubblico è tenuto a non ledere i diritti soggettivi dei cittadini. È una cosa ovvia, ma però bisogna, se la si vede scritta in una sentenza della Cassazione, è molto più importante. Ed è qui poi il passaggio fondamentale che poi rileverà anche nell'altro caso che poi sto per dire, e dice la Cassazione: il comune aveva l'obbligo di vigilare su quanto accadeva sul suo territorio. E non averlo fatto determina un illecito, e essendo un illecito ha creato un danno ingiusto che va risarcito ai cittadini. Questa molto è la sentenza bene. della Cassazione del febbraio 2012. Molto bene. Una seconda è invece di queste settimane ed è stata emessa dal Tribunale di Brescia in materia di la cosiddetta mala movida. Alcuni cittadini hanno chiesto al comune
dopo aver esperito ogni tentativo di far intervenire per far cessare questo rumore, questo disturbo incessante che soprattutto nei fine settimana si verificava nelle loro abitazioni, e il comune non ha mai provveduto in maniera seria. Si sa se erano tanti locali insieme. I locali erano tanti e radunavano anche a un migliaio di persone. Tante persone. Quindi lungo la strada era un centro storico, okay. E quindi a questo punto le abitazioni che erano soprastanti, certo, avevano un disagio, grosso disagio. Il tribunale, dopo aver esperito vari accertamenti con i periti, ha condannato il comune a assumere provvedimenti di vigilanza sul territorio, in modo da disperdere la clientela alla chiusura dei locali, perché prima succedeva che i clienti sostassero ben oltre. Beh, certo, fare anche in condizioni psicofisiche non sempre equilibrate, e di conseguenza aveva il disturbo, si protraeva anche fino alla mattina. Ha ordinato appunto di disporre un servizio in modo da disperdere questa clientela, ha condannato anche al risarcimento dei danni in maniera significativa, oltre che a tutte le spese Quindi, anche qui c'è la motivazione: il comune deve vigilare sull'utilizzo che viene fatto del proprio territorio, a maggior ragione in un contesto piuttosto limitato come può essere un centro storico. Questo impegno, questo obbligo è forte, e se lo viola determina un illecito. Poi veniamo invece ad un caso più vicino a noi, ma che è molto significativo, ed è una sentenza del Tribunale di Savona. Ok. Qui era successo che un comune rivierasco organizzava ormai da anni e anni spettacoli nella stagione estiva. Avvocato! Volevo dire, mi sento lievemente parte in causa. No, perché poi vedrà che non è così. Allora. Perché magari è musica sinfonica, no. Non era rock comunque. Allora, un comune rivierasco organizzava da anni spettacoli nella stagione estiva, che si svolgevano in una piazza del paese, tra l'altro particolarmente adatta perché era chiusa e di conseguenza dal punto di vista acustico era perfetta. Spettacoli che si svolgevano di vario tipo, musicali, di recitazione, teatrale, interviste, tutti naturalmente con gli artisti sul palco microfonati, e questi spettacoli si svolgevano un giorno ogni due, quindi 3-4 volte la settimana per tutto il periodo da giugno a settembre, e durante la serata, ma il disturbo non derivava soltanto dallo spettacolo in sé, ma anche da tutte le fasi di preparazione che si svolgevano nel pomeriggio, nonché poi nel post spettacolo, per disallestire il palco, per portare via le sedie, eccetera, eccetera. Tutto questo faceva contenti magari gran parte dei cittadini, peccato però che sopra questa piazzetta c'era l'alloggio di due persone che invece volevano stare tranquille nella loro abitazione. E quindi, dopo aver implorato in primo tempo, dopo aver diffidato il comune a ridurre quantomeno queste manifestazioni, o quantomeno a anche la tipologia di spettacolo meno rumoroso, dopo averle tentate tutte, si sono rivolti all'avvocato. Io ne parlo con cognizione di causa perché sono stato l'avvocato di queste persone. Il comune si è difeso dicendo: ma è uno spettacolo che va nell'interesse della collettività, questo è assolutamente giusto e corretto. Il regolamento del comune mi consente un'organizzazione di questo tipo di spettacoli, e di conseguenza quei cari signori, ha detto il comune, dovete tenervi il disturbo, che noi non riteniamo essere disturbo vero e proprio perché è legittimo. È stata fatta la causa e la sentenza di pochissime settimane fa ha accolto la domanda dei cittadini,
ha condannato il comune a limitare queste serate a una alla settimana, anziché tre, quattro come prima, a contenere gli orari degli spettacoli e a fare le operazioni di disallestimento, sì, di palco, cioè all'indomani mattina e non a luna di notte come avveniva in precedenza. Ha condannato al risarcimento dei danni per questi anni che invece era questi spettacoli. Ma una cosa che durava anni, quindi. Durava anni, sì, hanno sopportato per 3-4 anni, poi si sono rivolti all'avvocato. E qui là, anche questo è interessante, conoscere la motivazione, perché può essere evidentemente principi che sono applicabili anche in altre situazioni. Il tribunale ha ritenuto il limite che deve essere sempre osservato è quello della normale tollerabilità. Certo. Quindi, se io giudice ritengo che questi spettacoli superino con le loro emissioni acustiche la normale tollerabilità, questo è un fatto vietato. Naturalmente va contemperato questo, gli interessi delle parti vanno certo contemperati, perché sicuramente c'è un diritto a che vengano svolti questi spettacoli, ovviamente, a che la cittadinanza benefici di questi spettacoli. Qui la specificità è che mentre per la mala movida, a parte i partecipanti alla mala movida e gli esercizi commerciali, tutti gli altri ne avevano un danno, in questo caso invece gli spettacoli nei confronti della cittadinanza, dei vacanzieri, era sicuramente un fatto positivo, però ledeva, pregiudicava in maniera importante i diritti di queste persone. Quindi il giudice ha ritenuto, se lo spettacolo che sia organizzato dal comune, che sia organizzato da altri, supera il limite della normale tollerabilità, è considerato illecito. Okay. E il secondo passaggio fondamentale è questo, che il tribunale ha ritenuto, non importa se il regolamento del comune consente questo tipo di spettacoli, perché ciò che io devo verificare è se questi spettacoli sono idonei a ledere il diritto alla salute, alla qualità della vita delle persone. Quindi è molto importante, perché spesso i cittadini, quando vanno a protestare, a chiedere di intervenire, si sentono dire: ma il regolamento lo consente, e di conseguenza, se il regolamento lo consente, mi dispiace, non si può fare niente. Altro passaggio motivazionale molto importante è questo: il tribunale ha ritenuto che non rilevasse il fatto che questi spettacoli erano rispettosi del regolamento comunale, che consentiva il numero e le ore di svolgimento, perché la rumorosità prodotta da questi spettacoli è tale da pregiudicare il diritto alla salute, al riposo e alla qualità della vita dei cittadini, che sono diritti costituzionalmente, certo, protetti. Un regolamento non potrebbe mai legittimare questo tipo di compromissione, e di conseguenza io giudice intervengo per limitare queste emissioni rumorose, e quindi ha limitato il numero di spettacoli e gli orari. Ecco, nessuno vuole penalizzare, nessuno vuole criminalizzare le forme di spettacolo, ma il comune deve rendersi conto nella programmazione che è necessario tener conto delle esigenze anche delle persone. Certamente. Che abitano nella zona. Queste tre sentenze sono importanti, perché enunciano dei principi che possono essere applicati anche in casi similari, e io auspico che possano avere un duplice effetto. Nei confronti dei cittadini disturbati, quello di rimuovere le paure, le ansie, le titubanze che hanno sempre avuto, o dico comprensibilmente hanno sempre avuto, nell'agire nei confronti del comune che omette di compiere ciò che la legge gli impone di fare, e quindi di affrontare anche in sede giudiziale la questione e per la tutela dei loro diritti. Meglio se si raggruppano, se si organizzano in comitati.
L'altro effetto che spero queste sentenze possano avere è nei confronti del comune, che si devono rendere conto che l'inquinamento acustico è un problema serio e grave, che non può essere affrontato in maniera superficiale, non fosse altro che per una ragione pratica, che queste sentenze hanno condannato il comune a fare delle cose che poteva fare anche spontaneamente, autonomamente il comune. Ciò comporta dei costi significativi per il comune, per il risarcimento dei danni, per tutte le spese legali. E spero che si rendano conto i funzionari, i singoli funzionari che erano tenuti a fare delle cose e non le hanno fatte, che un domani possano rispondere anche per responsabilità patrimoniale diretta a loro, proprio per queste loro mancanze. Quindi forse non siamo a una svolta, siamo all'inizio di una svolta e quindi staremo naturalmente a vedere e seguiremo questi casi.